23:25 i nostri aggiornamenti. Buonasera dalla TG1, nuovo colpo al super boss Matteo Messina Denaro. Dopo 3 anni in un'operazione congiunta di polizia e carabinieri sono stati arrestati in Sicilia 11 suoi fedelissimi. Svelato il sistema dei pizzini con cui l'ultimo padrino di mafia, ancora latitante, continuava a impartire ordini. Gode di protezioni molto importanti, hanno detto i magistrati di Palermo. La crisi greca, la borsa di Atene riapre dopo più di un mese e perde il 16%, giù soprattutto i titoli bancari, positive le altre piazze europee. La visita del Presidente del Consiglio a Tokyo, tra Italia e Giappone, rapporti commerciali sempre più forti, con una visione comune e strategica, ha sottolineato Renzi, su crescita, investimenti e innovazione. Dobbiamo accelerare l'interscambio puntando anche sulla cultura, poi ha aggiunto il Premier al termine dell'incontro con il primo ministro giapponese Abe. Il rinnovo dei vertici RAI, domani la commissione di vigilanza eleggerà 7 consiglieri su 9 del nuovo CDA, mercoledì poi nell'assemblea dei soci il Ministero dell'Economia indicherà il rappresentante del governo e il presidente, la cui elezione è attesa giovedì in vigilanza, quindi sempre su indicazione del Tesoro la nomina del nuovo direttore generale. Un giovane marocchino è morto asfissiato dentro la valigia dove era stato nascosto per entrare clandestinamente in Spagna. Il bagaglio era nell'auto del fratello, che per questo è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo. È tutto, vi lascio a Petrolio, noi ci vediamo più tardi con il TG1 della notte. Buon proseguimento di serata.